Concretamente possiamo dar corso all'appalto definitivo dei lavori, è una delibera che abbiamo potuto fare solo in queste ore, perché solo in queste ore abbiamo avuto l'assicurazione da parte della Regione Lombardia, come ci hanno detto i funzionari, in riferimento alla copertura della quota di patto. Come tutti sanno, i soldi a disposizione per il Palazzo del Podestà ci sono, sto parlando di 14 milioni di euro accantonati per realizzare quest'opera, che non abbiamo mai potuto toccare per l'obbligo a non sforare il patto di stabilità. Volevo rassicurare che il sindaco, gli assessori, i dirigenti, tutta la struttura del comune continua a lavorare e non c'è nessun settore scoperto. Il settore scoperto è quello dell'assessorato ai lavori pubblici, il cui interim è stato assunto dal sindaco, e stiamo lavorando, come voi ben sapete, perché non solo c'è stata l'approvazione della delibera sul Palazzo del Podestà, c'è stata l'approvazione del piano asfalti, c'è stata l'approvazione la settimana scorsa delle opere per il canile Gattile, e naturalmente altre opere sono in corso di studio e di lavorazione. Con questo atto deliberativo la Giunta ci dà definitivamente mandato a procedere con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto appunto dei lavori di riqualificazione di Palazzo del Podestà. Questo appalto è stato aggiudicato praticamente alla ditta CCC di Bologna, è un appalto di progettazione ed esecuzione lavori, e il primo step, diciamo, conseguente all'aggiudicazione formale di questa gara è quella della consegna, diciamo, ufficiale al Comune del progetto definitivo, che era posto a base di gara e che ha impegnato per quasi un anno una commissione di esperti appunto per la valutazione di questi progetti, progetto definitivo che poi verrà sottoposto al vaglio della soprintendenza per le particolari autorizzazioni. Noi da domani, anche grazie al parere della sovrintendenza che ci ha già autorizzato e che farà una serie di sopralluoghi in cantiere, potremo incominciare già a lavorare su alcune criticità emerse all'interno dell'edificio e con loro incominciare già a ragionare anche sul progetto definitivo complessivo, e quindi avere in questa maniera un'accelerazione dei lavori.